Tra Como e Napoli è finita come l'anno scorso, in parità 1-1 tra le contestazioni del pubblico di casa per un calcio di rigore fischiato dall'arbitro Paparesta a 8 minuti dalla fine. Vi proponiamo l'azione anche da un'altra angolazione. Bella la giocata del campione argentino, discutibile la decisione di concedere la massima punizione. Anche l'anno scorso l'arbitro Barese venne contestato sempre per un rigore concesso al Napoli su azione di Diego Maradona, che trasformò sempre alla sinistra del portiere. La partita, al di là di questo episodio, non ha offerto altre emozioni. I due ex allenatori di turno, Marchesi e Bianchi, si sono praticamente evitati senza mostrare antichi amori. Ne è scaturito un incontro abbastanza noioso, acuito da una temperatura rigida e da un vento tagliente. La prudente e faragirosa manovra napoletana ha prodotto ben poco. All'inizio Bagni ha impegnato il portiere Comasco Paradisi, poi il vuoto assoluto con Scaramucci a centrocampo. La ripresa è stata vivacizzata dal gol ottenuto in apertura dal centravanti del Como Borgonovo, abile a sfruttare un errore difensivo di Pecci. La correzione del tiro era di Renica. Un gol che portava un po' di responsabilità tra le file della squadra di Bianchi, apparsa un po' appesantita e con le idee poco chiare. Baiano, subentrato a Caffarelli, non sfruttava un paio di favorevoli occasioni e così si arrivava alla prima contestazione dell'incontro per un atterramento in area di Dirceu, non rilevato dall'arbitro, che 5 minuti più tardi faceva proseguire il gioco in area comasca malgrado un fallo subito da Bagni che reclamava la punizione. Era praticamente il prologo all'azione che ha permesso a Maradona di conquistare il rigore, unica azione di rilievo del fuoriclasse argentino apparso un po' appesantito dal viaggio e dalle feste. Il Napoli esce così imbattuto a spese di un Como che si conferma squadra agile per tutte le stagioni.